Ciao ragazze, allora, aggiornamenti vari. Uno, la borsa D&G parte per Milano, quindi tutto a posto, provvedono loro. Mentre la faccenda con Depop, attendo ancora una risposta di Depop, perché in un certo senso loro sostengono di aver chiuso l'account della ragazza, e dice che lo riaprono solo quando le controversie sono chiarite. Deve cautelare, cioè le persone che si iscrivono su questa piattaforma, devono dare delle informazioni dettagliate riguardo la loro persona e quindi niente, aspetto una risposta di Depop. Prima di procedere. Invece stamattina mi è arrivato un pacchettino dalla mia amica che è rientrata dalla Cina e così con tutti i beni di prima sopravvivenza, mi viene da ridere. E allora le avevo chiesto un po' di cose. Per prima cosa è stata della clinica dove andavo. E utilizzavo quando facevo il threading per la peluria sul viso, passare poi questo ice roll che avevo sostituito con una lattina da tenere in frigo, ma di fatti è un aggeggio molto interessante. Questo qui, in pratica, siccome non lo trovavo, sì, l'avevo visto su Amazon, però mi fidavo più della e volevo esattamente quello là. E niente, questa qui è già fredda di sua, al momento che va in frigo, l'ho passata sul viso dopo la peluria, dopo che fate la ceretta, anche sul corpo e dà una sensazione attenua, insomma dà la sensazione di freddo, è ottimo, negli istituti lì lo usano moltissimo e quindi niente, sono felice di averla, esattamente quello che utilizzavano loro quando poi, sempre fidandomi poco, mi sono fatta prendere i nuovi dermaroller. I nuovi dermaroller con gli aghi giusti. Dunque, questo è in 3 in 1, sempre lo usano sempre nella clinica da dare alle clienti perché c'è cioè, quello da qui ci sono i roller da 0,5 1 e vabbè, facciamo che lo apro. Ah, ecco, fatto prima 0,5, 1 e 1,5. E il fatto che quello, vabbè, mi dispiaceva rompere la scatola così. Quello da 0,5 a 180 aghetti. Allora, quello precedente che avevo, che ho e che devo sostituire, aveva 540 aghetti. Pare, da quanto ho saputo, che meno aghi consentono, il quantitativo di meno aghi consente che la tramatura, chiamiamola tramatura, nel verticale, orizzontale e diagonali sia più adatta poi per, insomma, è meglio che abbiano meno aghi. Ecco, questo è fatto così con questo è da 1 mm perché volevo passare a quello di 1 mm e dentro ci sono i ricambi con lo stesso attrezzo ai ricambi per questo è quello per vicino agli occhi. E
è questo, perché non c'è scritto, deve essere scritto dietro, quindi sì, se questo è un millimetro, questo è un millimetro e mezzo e questo è il 5. Okay. Vabbè, poi ve li farò vedere in azione. E poi un'altra cosa che volevo da un sacco di tempo e che non riuscivo a trovare, lei me l'ha trovata, adesso è completamente diverso dal colore dei miei capelli, ma volevo questa band elasticizzata per, visto che sto facendo crescere i capelli e visto che di recente ho la fissa, vabbè, qui devo, questi qui metti qua. Così talmente in fretta, vabbè, adesso un po' c'è la differenza, spero che l'inquadratura ci sia, ovviamente può andare anche più in basso per una cosa un po' più, è così che ho il tuppo. Sì, di un altro colore, ma fa niente. Ma mi divertiva, mi ricordo che una volta l'avevo visto, non riuscivo a trovarlo, ho chiesto alla mia Colleen, lo vendevano, mi sembra, da Miss Cavalier o One, e lo vendevano da Target, ma poi non lo vendevano più. Insomma, poi ho trovato questo grigio, tanto prima o poi arriverò ad essere di questo colore qua. Un aggiornamento brevissimo. Il resto delle cose va abbastanza bene. È difficile. Sto studiando i quiz della patente. Oh, cosa semplice, non so. Perché ci fosse un quiz in televisione, uno di quei programmi quiz tipo l'eredità o come si chiama quell'altro dell'ignoto. Chissà se c'è un programma televisivo con i quiz della patente su. Sono un po' arenata con i miei viaggi, i miei spostamenti. Sinceramente dovrei andare a Roma. Dovrei andare a Roma, ma penso di farlo in giornata per una faccenda personale. Penso se riesco a superare questo blocco. Oh, cioè io sono stata una viaggiatrice forsennata. Mi trovo invece ad essere, non lo so, con... Non ho voglia neanche di preparare una mezza borsa per partire. Vabbè, si cambia, si vedrà. Ah, il giorno, ecco dov'era. Il giorno che ho truccato la mia amica per il perché doveva andare al matrimonio. Ho posato delle cose che ho messo in questo svuotatasche. E c'era un blush dell'Essence, un tempera e il mio brow, come si chiama quello per le sopracciglia di Benefit, quello che metto qua. E non lo trovavo, perché c'ho tutto questo casino in bagno che era difficile ed era rimasto qua, nello svuotatasche. Nello svuotatasche dove c'è una parte anche della mia collezione di gatti smontato. Oh no! Ma niente, ecco erano dove erano finiti. Non venivo qui alla scrivania da un po'. Come sto il make-up sparso per tutta casa. E niente.
cui ero, volevo aggiornare riguardo alle due cose che mi premevano di più. Mi fanno contenti che sono arrivati dalla Cina. A prestissimo con delle cose nuove. Ciao. E questo è il chiostro. Chiostro, fede, caffè letterario.